Amici sportivi, amici telespettatori di Canale 7, benvenuti all'undicesima giornata del campionato di Serie C2 di calcio a 5. Si affrontano la Gymnastic Studio e l'Atletico Scauri, ovvero rispettivamente la seconda e la prima della classe. Poi Teseo tenta, poteva sbagliare lì l'intervento, ancora Corona, c'è Teseo! La rete della Gymnastic, passa in vantaggio la Gymnastic con il bomber di sempre probabilmente. Teseo che va a festeggiare sotto la curva, un altro gol dopo quello contro la Virtus in un'altra partita importante nella sfida contro la prima della classe. Passa dunque in vantaggio la Gymnastic con Teseo, secondi importanti, poi cerca il tunnel, attenzione Triolo ancora contro il portiere, Triolo poi si defila troppo, la rete quando non te l'aspetti, colpisce Sebastiano Triolo, sembrava un pallone perso e invece l'ha depositato in rete, non ci credeva neanche lui, si è buttato a terra a raccogliere l'applauso dei suoi compagni che vanno ad abbracciarlo, perché questa è una vittoria che sta maturando per una Gymnastic pronta a godersi il primato in classifica a quota 26 punti. Grande soddisfazione, passa il presidente, lotta con la Cicco, però contro due non può quasi nulla Corona, attenzione si è rimasto di nuovo 2 contro 2. Ah, bello il pallone, Mattarelli firma il suo primo gol con la maglia della Gymnastic, 3-0, un risultato impietoso probabilmente anche per quanto ha fatto vedere in campo dall'Atletico Scauri, però questa è anche la partita di Mattarelli che si presenta così con una prestazione super di fronte ai suoi nuovi sostenitori, festeggia con un gol e la partita è virtualmente chiusa. Cerca di ripartire anche lo Scauri, ma sono lenti, non hanno idee. Riparte Teseo, sono 3 contro 1 e c'è il quarto, adesso basta, però è forse troppo, anche se è veramente una dimostrazione di forza questa della Gymnastic. Sebastiano Triolo va a dare il 5 al suo presidente e poi ai suoi compagni, chinano la testa i giocatori dell'Atletico Scauri, davvero una brutta sconfitta per loro. La partita finisce qui su un 4-0 che è fin troppo deprimente almeno per l'Atletico Scauri. Abbiamo visto i gol di Mattarelli, abbiamo visto il gol anche di Triolo e poi quello di Teseo, e abbiamo visto gol importanti, gol belli, gol fondamentali per il cammino della Gymnastic. Guadagna 3 punti, ma soprattutto guadagna il primato in classifica.